Oggi una battuta impostata al pesce bianco, diciamo. Ormai le coste sono invase dalla gente, le spiagge sono piene di ombrelloni, ci sono i gommoni, ci sono le reti, ci sono le persone che comunque si fanno la pescatina di notte, quindi il mare è completamente disturbato. Però non per questo anche le persone che come me entrano da terra con le pinne senza avere altri tipi di mezzi, diciamo, comunque sia, possono salvare la giornata facendo una pescatina poco impegnativa, diciamo, come ho fatto oggi. L'ho impostata per la cattura di orate, qualche mormora, qualche cefalo e si passa una giornata in mare. Per pescare in questo modo non serve andare in chissà quale zone, anzi, le zone vicine alle spiagge, proprio al confine con le spiagge, anche molto affollate. Logicamente andandoci la mattina un po' presto, quando ancora non c'è nessuno, permettono comunque la cattura di qualche pesce interessante o comunque buono, se non interessante in termini di dimensioni, comunque una buona preda almeno da mangiare. Bisogna accontentarsi in questo periodo. Si pesca prevalentemente all'aspetto, perché altre tecniche non sono possibili, sono tratti di mare molto bassi, con poche rocce che salgono dal fondo, sono zone quasi completamente pianeggianti, a volte anche completamente nella sabbia, e quindi si può solo ed esclusivamente scendere sul fondo e fare degli aspetti. Non bisogna sottovalutare la durata degli aspetti, perché molte volte ci mancano pochi secondi a concludere il tiro. E allora dopo si dice, ah, fossi preparato un po' meglio prima la discesa, avendola preparata con un po' più di cura, avrei terminato l'azione con una bella cattura. Quindi prepariamo bene tutte le apnee, perché anche se si tratta di basso fondale, comunque sia le apnee sono alla fine tirate, perché i pesci, anche se sono piccoli, comunque sia non hanno intenzione di ricevere una nostra fucilata. Quindi venderanno dura la pelle. Consigli da dare: fucile medio, non corto, perché comunque si tira anche in acqua libera e l'acqua comunque è pulita in questo periodo, quindi un fucile sui 90-100 cm, possibilmente solo per questa pesca sarebbe adatta un'asta molto ma molto sottile, tipo da 6 mm, in modo tale da fare pochissimo danno al pesce e garantire una grandissima velocità e magari riuscire a prendere il pesce anche se colpito malamente. Altrimenti si utilizza la solita arma che usiamo un po' per tutto, anche se non va benissimo, anche se sicuramente è troppo potente e via, però ci si arrangia. Io ho usato il 110 che uso per ben altre pesche, diciamo, mi sono arrangiato, gran fucile, logicamente una potenza che non mi serviva, però precisissimo, no, non c'è storia. Quindi consigli, niente, l'arma l'abbiamo vista, la zavorra sicuramente bella abbondante, perché si fa solo ed esclusivamente aspetto in pochissima acqua, e il mimetismo è molto importante. Non mimetismo nel senso che si sta lì a vedere la tonalità del marrone, del verde, non c'entrano niente di queste cose. Io per mimetismo intendo dire che l'attrezzatura non deve riflettere la luce e non ci deve fare sembrare giganti. Quindi non vestiamoci completamente di nero, ma neanche di un altro colore, un monocolore, perché a seconda di dove ci poggiamo ci fa sembrare dei mostri, e questo è una cosa logica. E poi stiamo attenti alle pinne, specialmente quelle lucide, che siano in vetro, resina, in plastica o carbonio, non cambia niente, però quelle che hanno la superficie che riflette la luce nel movimento, nel nuoto, sono da evitare. Quindi le possiamo sporcare anche provvisoriamente con una bomboletta di vernice nera opaca, la possiamo sporcare così e farci le pescatine durante le vacanze. Poi quella vernice, se proprio non ci piace, la possiamo eliminare o togliere in un secondo momento. Però non usate, se volete un consiglio, attrezzatura che rifletta la luce, come orologi con corone magari cromate, boccagli con etichette fluorescenti che specchiano, o comunque le pinne o fibbie della zavorra che magari sono in vista. Eliminiamo tutte le parti che riflettono la luce, per il resto i colori delle mutte che tendono leggermente al verde, al marroncino, tutte queste cose qua non contano, guarda, assolutamente niente. Un'altra cosa molto importante sarebbe
utilizzare un'asta brunita scura nel fucile, perché comunque brandeggiando il fucile è la cosa che il pesce vede. Quando il pesce arriva all'aspetto, vede specialmente la faccia e il fucile che sta in avanti. Quindi un'asta brunita è sicuramente preferibile rispetto a un'asta particolarmente lucida che magari può specchiare la luce nei movimenti. Un salutone a tutti, alla prossima.